Abbiamo sempre detto che investire in innovazione tecnologica è un fatto importante, sono circa 10 milioni di euro, 90% a carico della regione, 10% a carico dei comuni, ma la cosa che intendo sottolineare è che questi fondi che abbiamo verranno spesi immediatamente, quindi siamo i primi, credo, come spendita dei fondi europei, grazie all'impegno dei sindaci qui presenti che si sono adoperati, che hanno partecipato al bando, che hanno accelerato le procedure e che quindi sono in condizioni oggi di operare all'interno dei loro comuni. Beh, sicuramente un'opportunità di innovare anche i servizi della nostra città. Io penso per esempio, fra i tanti, quello sulla sicurezza, cioè questa rete consentirà ai comuni di poter attuare iniziative nel campo della sicurezza e delle comunicazioni estremamente importanti e utili per i cittadini. Questo è uno degli aspetti di utilità. Poi parliamo di un grosso investimento di innovazione, per cui è chiaro che se amministriamo città che vogliono essere dinamiche al passo con i tempi, bisogna necessariamente innovarsi e utilizzare questi strumenti e queste opportunità che fortunatamente la Regione ci ha messo a disposizione. Ma per Oristano è una boccata di ossigeno per le imprese che lavoreranno a questo grande progetto di innovazione, che consentirà di migliorare l'efficienza nei rapporti tra il Comune e gli altri enti statali, che alcune cose sono veramente uno scandalo per i cittadini che invece chiedono rapidità e efficienza nei servizi di cui hanno necessità. Io mi auguro che questo lavoro, che mi auguro parta materialmente il più in fretta possibile, ci dia anche la possibilità di avviare a soluzione un problema che noi abbiamo nel consorzio industriale di Oristano, dove una fibra ottica è ferma da 3 anni e ancora non la possiamo utilizzare a beneficio delle imprese. Mi auguro che con questa riunione di stamattina riusciamo a risolvere questo problema. Una fibra ottica spenta che dobbiamo accendere. Fondamentalmente, anche in un momento di tagli come quello che viviamo, che ci mette in estrema difficoltà, investire in infrastrutturazione tecnologica, nelle reti telematiche sia fondamentale per stare al passo con i tempi. Questo è un investimento peraltro che ci metterà nelle condizioni di semplificare il dialogo fra le pubbliche amministrazioni, ma di dare servizi nuovi e più efficienti anche ai cittadini e alle imprese, quindi da questo punto di vista una grande opportunità anche per le aree più interne, più disagiate come quelle che amministriamo noi, insomma, nel Nuorese. Credo che senza innovazione tecnologica non ci possa essere nessun tipo di futuro per questa Sardegna. Quindi l'intervento di innovazione tecnologica consentirà certamente lo sviluppo. La grave crisi economica che viviamo, occupazionale, passa attraverso anche l'innovazione tecnologica. Se non c'è innovazione non c'è speranza per i nostri giovani. Al di là dell'aspetto di un collegamento più rapido fra le varie amministrazioni, è importante anche sottolineare un aspetto di risparmio che oggi è molto importante, perché nella mia città questo collegamento ci consentirà di risparmiare solamente come costi di telefonia 80.000 euro all'anno, che non sono pochissimi per i bilanci ormai molto risicati, oltre che avere una velocità di collegamento di 300 volte superiore rispetto a quella che è attuale.